Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo su un gioco in Early Access che si chiama Grovegrave, non so di preciso come si pronunci. È un gioco appunto alfa, quindi ancora tanti e tanti problemi, vi ripeto, perché è nuovo, quindi ancora deve essere fissato a dovere. È un gioco che promette molto bene comunque, perché è un gioco action che si chiama Grove e dà la possibilità, secondo appunto i creatori, di esplorare diversi mondi e diversi pianeti alieni e di appunto avere del lato sopravvivenza, del lato dungeon, del lato PvP. Abbiamo un tizio, un friendly che ci vuole uccidere. Mi sa che io in questo momento sono il narbo di turno che morirà male. Aio. Aiuto. Allora, vi ripeto, è un gioco creato da Bitmonster, fatto su Unreal Engine, quindi dovrebbe promettere bene anche come motore grafico. Speriamo che ci si impegnino veramente tanto, perché se viene una cosa fatta bene è un gioco interessante. Comunque abbina il gioco action al gioco a livelli e skill, quindi in stile MMO, e il survival in stile Minecraft, abbastanza classico, però con una grafica molto rivisitata e molto particolare. Basta vedere le pietre qua, mezze volanti. Allora, con uno abbiamo nell'inventario la nostra spadina, che poi dopo è una daga più che una spadina, è un coltellino. Col 2 noi abbiamo una specie di arma, che più che un'arma serve per farmare, che si usa anche per appunto tagliare gli alberi. L'effetto dell'albero che casca è simpatico, però è strano sto fatto di questa, diciamo, arma per prenderlo. Veramente strano. Possiamo prendere cibo addirittura dagli alberi che tagliamo, così a random. E abbiamo recuperato del legno. Questa è la base di qualcuno, chiusa a chiave. Ha anche un'arma sopra, quindi penso sia pericoloso il tizio che usa questa casa. No, si può salire però sopra. Quindi io potrei usare quest'arma? Locked, ok, perché non è mia. Oddio, con l'X ho fatto qualcosa, si è messa a ballare. Ma che fa il gang style? No, raga, no, aspetta. Questa la devo vedere. Ma che cosa sta facendo? Se ne sta andando così da solo. Aspetta, no, no, penso che ci siano altre forme di balletto. Vediamo un po'. Oh mio Dio, ma lo state vedendo? Ma che cosa? Ma che sta facendo? Ma come balla? Ma che balli fai? Fai vedere questo? Guarda quanti ce n'ha! Oddio, ci stanno più balli che altro su sto gioco. Comunque la grafica promette molto bene. Ancora molti problemi di lag, come potete vedere. Quando mi giro ci sono degli scatti. Guardate che roba, mi sono andato a finire in una texture. E la cosa più particolare che ancora non hanno implementato è sto fatto dei suoni, della risoluzione, della grafica. È proprio Access Alpha, è proprio all'inizio ragazzi. Che ne pensate di questo gioco? Può promettere bene. Vi ricordo che questo comunque non serve multiplayer, quindi il tizio che ci ha menato prima era una persona vera che ci voleva menare, tipo questo è livello 3 Frontend Quest Giver. No, questo è uno delle quest. Oh, ci sono anche le quest. Speed Pet, Damage Pet, Harvest Pet. Quindi possiamo anche comprare dei pet, presumo, che ci seguiranno nelle missioni. Quindi questa è una, questa è una città, diciamo. Sento qualcuno che spara. Eccoli. Io direi proviamo ad ammazzare qualcuno. Ammazziamo Renzel, vai. Che fai, scappi? Ok, ci sono problemi di lag. Questo è un tizio che sta laggando da fermo. Allora, io intanto vi faccio vedere un mostro esempio di questo gioco. Tipo questa specie di gelatina bruttissima che cammina. Potete vedere le texture che ancora sono molto instabili. Ancora volano in aria i mob addirittura. Però è un gioco che promette bene. Speriamo migliori molto presto. Speriamo che calino anche queste lag, che si creano dei server migliori. Se vi è piaciuto questo gioco o vi piace l'idea di questo gioco, lasciate un bel mi piace sotto al video. Condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, e passate anche dagli altri canali singoli degli altri Fabbug. E dopo questo posso dirvi soltanto: ci vediamo quando il gioco sarà leggermente fissato meglio.